Imagine Dragons su RDS, questa era Wrecked. Sono le 13.26 in diretta con Petro Reggian e Giovanni Vernia. È arrivato anche Marco Bianchi. Alimentare. Marco Bianchi col peggiora ti spiega il perché. Ci spiega il perché di un falso mito alimentare. Ciao Marco. Benvenuto Marco, è sempre un piacere trovarti. Ciao ragazzi, buongiorno. Ciao. Buongiorno a voi. Ecco. Allora io mi attacco a tre cose. Sì. Prima di tutto ottobre, il mese della prevenzione alla donna. Certo. Seconda cosa, la soiatudine, che mi è piaciuta moltissimo. Con la Pausini. E quindi oggi si parla di soia, ragazzi, perché quante bufale sentiamo, la soia fa male. Sì. Prima soia faceva fa bene, poi faceva male. Esatto, poi, guarda, dai, capiamo. Ce n'è di tutto. Capiamo. Addirittura appunto consumare soia per molti significa anche facilitare la crescita di un tumore. Non è assolutamente così, ormai okay. La scienza l'ha dimostrato, la soia addirittura è una sorta di prevenzione per noi. Pensa che contiene intanto dei fitoestrogeni che non impattano sull'assetto ormonale, quello dell'organismo che abbiamo, okay. Non basta ovviamente la quantità di soia che consumiamo per cambiare ovviamente l'assetto ormonale, bensì questi fitoestrogeni, che sono degli ormoni vegetali, proteggono l'uomo, ma soprattutto la donna, dai tumori, quindi è fondamentale introdurre nell'alimentazione. Inoltre, ecco, non sto senza parlando, eccedere, ovviamente... no, Marco, come sempre, certo, no, perché certo, se fai come Petro che va al sushi e beve dalla boccettina. No, volevo arrivare lì. In quale forma l'assumiamo, Marco, la soia? Esatto, salsa di soia togliamo proprio perché invece perché è solo sale. Noi stiamo parlando di ovviamente i surrogati, quindi sì, prodotti a base di soia, okay, oppure la soia edamame, la soia gialla, che non è altro che un fagiolo che possiamo, sì, usare anche nelle preparazioni quotidiane. Aspetta, Marco, o addirittura scusami, il latte di soia, tanto usato nei bar, eccetera, eccetera. Sì, va bene, ma fai conto che contiene veramente una piccola percentuale di soia, di solito dal 4 okay al 6% all'interno. Ah, okay. La cosa che sarebbe meglio di tutte, ad esempio, è il tofu. Pensa, sì, che contiene 3 volte la quantità di calcio rispetto al latte e 2 volte la quantità di ferro rispetto alla carne rossa. Allora chiamo subito a casa perché abbiamo fatto un errore. Scusa, Marica. Puoi togliere quel tofu da fermaporta e lo metti nell'insalata ma stasera. Ma il tofu è buonissimo. Quindi guarda la soia in questa forma qua. È buonissimo, okay, è buonissimo. Okay. Okay. Contiene la soia, comunque contiene tra i 10 e i 17 grammi di proteine in base alla lavorazione, quindi è anche altamente proteica e contiene tutti gli aminoacidi essenziali. Okay. Senti, ragazzi, Marco, il tempo è anche quindi... Il tempo, ah, è denaro. Quello è fantastico. Quello è denaro, anche... Il tempo è denaro. Ragazzi, ci ho sempre saputo. Sono il tutti tempo prodotti. È denaro e bisogna assolutamente averlo anche nella nostra tavola, sulla nostra tavola. Guarda, grazie, Marco, lo faremo. Grazie mille, davvero. Guarda, siamo contenti perché in effetti io la stavo evitando un po' per quella questione della tiroide che dicevano, sì, che la sì, soia... No. Invece ci hai levato questo falso mito. Grazie. Il discorso alla tiroide è semplicemente lontano dal farmaco nel momento in cui lo assumiamo. Basta. Okay, grazie, okay, Marco. Okay. Marco Bianchi con noi, ci risentiamo settimana prossima. Grazie, ciao. Marco. Una bella novità adesso, la nuova di Paola e Chiara. Selezioniamo le migliori novità.